Eccoci, eccoci, eccoci. Datemi un secondo, eccoci, e voilà. Eccomi qua. Oh, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Ciao, Mattia, buongiorno a tutti, più che altro. Allora, come va? Come va? Come va? Allora, eccoci. Aspettate, chiaro. Allora, come va? Che si dice? Allora, dormito bene? Io sono sveglio dalle 8, quindi tutto a posto, like da boss Sto benissimo, non è che sono stanco e sto morendo, assolutamente no Mamma mia La stanchezza, signore, la stanchezza, vabbè, c'è sta, c'è sta Si può dire che è normale, allora Come va, come va, come va, come va Ciao alle... Generale Kenobi <ride> Allora allora, oggi, a parte ieri live, anzi due belle live lunghe, di cui una the day before Speriamo in bene che migliori quel gioco, perché veramente sennò 40 euro buttati praticamente, e mi è difficile per eh, sbagliare acquisti, però detto questo poi eh, Però è una casa piccola, siamo fiduciosi E oggi parliamo di, oggi continuiamo l'avventura con Disney in di Vale, sì, perché così ci distraiamo Essendo che poi ieri sono stato anche ai Game Awards a, a vedere, a fare la live, ma Ragazzi, sono morto. Cioè, sono KO, quindi... Ciao. Ne. Allora. Più <coughs> <Mi> che <è> moro... <coughs> Andiamo. <coughs> sono mezzo morto. Ah, Old Republic è provato. Grande. Beh, è un gioco... Allora. Parte... Eccoci qua. Allora, per prima cosa partiamo dal concetto che il gioco è un accesso anticipato e 40 euro un accesso anticipato non si può, guardare. Va bene, però facciamo finta di niente, lasciamo sta. Eh, è una casa piccola, preteso e speriamo che migliori, perché, ripeto, mh, se lo devo guadagnare quei 40, cioè, mh, se no veramente denunce a manetta. Oh, sono contento che sai fare della Old Republic. Eh. Io spero veramente che più che altro. Parlando di pre-Old Republic, io spero assolutamente. Oddio, ma non c'è Jack? Non c'era Jack? Oddio, ero sicuro che c'era Jack, Jack è in giro. Dobbiamo potenziare a livello 10 di amicizie. Infatti, lo faremo oggi. Ora. Oddio, Jack. Ciao, Jack. Mi... Ho bisogno di te. In realtà, no, devo potenziarti a livello 10, dai. Così ci togliamo la possibilità di fare tutte le missioni sue dirette. Senza che dobbiamo, dobbiamo stopparci per le sue missioni. Sì, ragazzi, perché se non giochiamo bene, cioè se non lo livelliamo di amicizie, noi facciamo un sacco di missioni sue, che sono nel gioco una prezza all'altra. Però si può interrompere bruscamente perché dice, hey, guarda, non è a livello massimo di amicizia, capito? Quindi, prima lo togliamo, meglio e poi diciamocelo, ci sta tutto. Jack, potenziarlo, dai, che non vedo l'ora di livello 10. Così sblocchiamo maskin di Babbo. Na ma Nachele, Babbo, ma che, Nachele. Ottimo, P uh, dovresti trovare alcuni in italiano, eh. Se non c'è, ci... spero perché alcuni non sono arrivati. Ehm, per quanto riguarda i fumetti a tema Star Wars. Comunque, Mattia, ripeto, speriamo che si faccia valere. Poi per il resto nient'altro. Io invece potenziamo questo Jack Skeleton. Oh, bu. Sì. Adesso divertiamoci, dai. Dai, manca poco a livello 10. Sì, io l'ho fatto apposta perché signori. Dai, cavolo. Dobbiamo potenziarlo, dai. E prendiamo questo. Livello massimo. Tie. Oh. Livello 10 il massimo ovviamente si ottiene la, la sua skin solo attenzione solo mh, giocando le sue missioni Ora però se vedete di lato a sinistra ho oh, la missione casa dolce casa di Rapunzel ho dovuto prendere i materiali quindi ho dovuto perdere un po' di tempo Però prima di continuare volevo fare una pulizia qui in aria perché ragazzi le pulizie ci servono eh Cioè, dobbiamo fare... Dobbiamo tenere ordine questa, questo posto. Ok, tu o uno mi dirà... Ma scusami, mo... Hai un'altra isola da sistemare. Appunto, però... E se che qua già è tutta sistemata. Uh, uh, guarda che cosa troviamo qui, aspetta. Prima ci togliamo questo. Allora, vediamo di prenderci lo spazio-tempo. Uh, Dov'è? Eccoti qua. Ti prego, dimmi che posso... Oh, grande. No, me lo indica qui? Oh, uh, è qua fuori. Eh sì, infatti è qui. Oh, eccolo qua, ho trovato. Vediamo che cosa me. Oh, uh, un altro. Un troppo lontano. Vicinissimo. Quindi vuol dire qua. Ok. Sono un secondo, ma ti leggo subito, Mattia. Perché qua è a tempo questo coso. Purtroppo è a tempo. In senza parola a tempo. Proprio poco Finisce. Oh, sta dietro il manuale. Preso? Dimmi che cos'è. Oh, finito. Ok, ora sono contento. Allora, ma quindi la Sony ieri ha fatto qualcosa oltre il DLC gratis di God of War Ragnarok. Ha proposto un altro gioco che già conoscevamo, esclusiva Sony, quello quello là dei samurai. Mettiamola così, ma se dobbiamo essere onesti per il restante non è che c'è tanto, infatti si è mostrato molto poco Sony di nuovo. Ma, ma, ma lo sapevamo già, Noi la, però mi aspettavo qualcosa su Death Stranding 2 e qualcosina, però niente. È perché purtroppo già si è mostrato con. Um, uh, in anticipo con The Last of Us Remastered e con qualcosina. Quindi, alla fin fine, si è rimasto un po' sul basso a, a medio basso di, pres, uh, di aspettative. È un po' un peccato, devo dire la verità. Però, però però Sony si sta concentrando ancora nel 2025. E un po' mi dispiace perché volevo qualcosina. Onesto, volevo qualcosina. Però, vabbè, eh, non sono io a deciderlo. E Microsoft ha annunciato belle robe. Posso dire, però, non ha mostrato Fable. Mi aspettavo qualcosa su Fable. Per il 2024. Secondo me, Fable lo fa uscire più tardi. Nel 2025 secondo me. Quindi sì, penso che penso, si concentreranno più su dei colossal che hanno, ormai abbiamo capito che Hellblade 2 ragazzi sarà il suo colossal per il 2024. Però... Mh, quindi vuol dire che nel 2024 uscirà roba interessante, però vuol dire che avremo anche poca roba ignorante. Quindi vuol dire che nel 2025 avremo qualcosa di più succoso, più interessante, intrigante. Questo non vuol dire che è scarso, che può uscire sempre una cosa a sorpresa. Poi non ci dimentichiamo i piccoli showcase dedicati a a alle case, che possono proporre sempre qualcosa che non hanno proposto ai Game Awards e cose varie. Ah, per chi non se so, ricordasse, tutte queste cose qua con le stelline, vuol dire, eh, con questi simboli, vuol dire che sono delle missioni attuali ma anche importanti. Quindi vedete, guarda quante ne ho trovate effettivamente. Devo vendere il cibo, quindi vendiamo cibo, cibo. Sì, perché? Perché sì, ci facciamo un po' di soldi, signori. Abbiamo bisogno di soldi. Soprattutto perché dobbiamo poi costruire cose. Quindi è meglio... No, questo no. Però questo sì. Questo sì. Dobbiamo vendere un sacco di roba, raga. Così ci facciamo i soldi. Come sono contento che vedere Fiamme di Zio Paperone che gironzola per... Um... Per la, per, uh, ecco per l'isola Cioè era assurdo che non, non oh, oh. gironzava, Perché oh. i primi tempi girava Poi uh, con una paccia è rimasto dentro lì sigillato Nella sua um, uh, Nella sua struttura Insomma mamma mia, Nel suo negozio Ho capito che i soldi i soldi Però caro, esce un po' Ok, allora bisogna vedere se Microsoft che lascerà il turno alla Sony oppure cercherà di tenere testa. So, Microsoft non ha mai voluto tenere testa a Sony, ma per un semplice motivo, perché non è ancora... Allora, se vuole tenere di testa, Microsoft sempre gioca sul concetto console non ha mai giocato sul concetto console war, perché ricordiamoci sempre questa cosa che la gente se lo scorda. Microsoft non è mai nato come, come idea di fare una console, perché è stata, non dico imposta, è quella cosa del tipo, Sony proposta la prima console... Proprio di casa, ok, non è la prima, mi sa che è la seconda in teoria o la terza, però è quella che ha avuto più successo, è naturale che serviva qualcuno che teneva a testa a Sony e hanno messo in mezzo Microsoft, poi ho messo in mezzo, sono sicuro, perché ci vuole sempre un rivale e Microsoft era l'unico che poteva tenere testa sui... sulla questione con Sony, siamo onesti, e infatti quando uscì la prima Xbox ha fatto il culo a Sony, è onesto, è uscito tanta roba, ovviamente questo ha portato una buona rivalità. Fino all'era della PS3, perché poi la PS4 ha comandato tutta Sony. Perché Microsoft ha cambiato completamente il concetto di, di come lavorare. Cioè, non si è più pensato alle esclusive. Ma come, come si vede, ma si è concentrato sui servizi. Infatti, è nettamente superiore a Sony. Sull'ambito servizi e che lei. Pianeta sit preferito non ti so dire, mi dispiace. Ale mi fai una domanda che mm, mm, qua, qua ci vuole Grivuzzo. Grivus, vedete, ti, ti saprà dire un bel po' di pianeti perché io non, su questo non sono molto esperto. Sono sincero, mi dispiace Mattia. Eh Mattia, Ale. Quindi mm, 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 capi? Ah è vero, ma qui io ho la roba qui. Qua c'è cioè, da, da vendere tanta roba ancora. Uh, quanta roba dovrei vendere qui. Vabbè, ah, Eh Andiamo con calma, A parte che vendiamo roba. Uh, un altro coso del tempo. Bene, eh, devo fare un bel po'. Allora, vendo questo e vendo questo e questo. Ok. I fiori mi servono, Servo per potenziare. Per potenziare, per uh, migliorare l'amicizia. Uno direbbe "Ma come?" Eh, sì, fidatevi. È qualcosa serve per migliorare le amicizie. Perché che ti migliora veramente tanto le amicizie, non è che non te le migliora però. Ah, dei casi, ok, ok, quello ho capito. Eh, ma allora tu considera che i pianeti dei Sith è un parolone, direi così, perché molti pianeti diciamo che poi sono stati controllati dai sith e cose varie. Però ci sono tanti quei pianeti sul, uh, sul, uh, sul mondo. Uh, Sull'universo scusami uh, Sull'universo di Di Star Wars Che è qualcosa di mastodontico Ok Ah no Ok c'è uno qui I, Eve Ciao Eve Guarda come arriva Eve Ciao Eve Mi sta presente ignorando Però va bene Un altro ultimo giro No Cavolo alla fine Eh vabbè non ci sta È fatto così il gioco Behe è stato capitale dell'impero Sith riconosciuto Sì, quello è l'unico che, che, che mi ricordo un po' di più Ma se mi parli di altri pianeti Già dai nomi non riesco molto ad associarli Te l'ho sempre, sempre detto Non sono molto bravo sul, sull'universo espanso Su questi concetti Proprio perché li ho non tralasciati E neanche abbandonati Semplicemente sono argomenti che non tocco quasi mai ma non per qualcosa, perché tra letture, fumetti, libri, romanzi, anche stesso videogiochi, alcuni ho avuto fortuna di leggermeli, altri no e cose varie, purtroppo. E però non sono molto portato, Ale. Cioè, al massimo parla di Star Wars, non vedo l'ora più che altro di vedere il nuovo gioco che uscirà. Che poi non è uscito un trailer, infatti mi aspettavo qualcosina. Sì, il gioco di, di Star Wars che dovrebbe uscire. Che, che teoricamente dovrebbe uscire Però oh, non so niente Allora Detto questo Ora Facciamo una cosa interessante Andiamo prima al negozio di Zio Paper Vedi che mo Zio Paper è gironzo Che è bello Sono contento Poi dobbiamo andare da Rapunzel Che Rapunzel si trova lì Quindi mo andiamo pure da lei Anzi però prima di andare da lei Dobbiamo andare nella nuova Sistemazione E poi facciamo Vediamo cosa c'è di roba Vedo cose lì sopra Ah no, Buongiorno. non lo voglio. No, qualcosa non lo voglio. Si sta guardando cosa posso prendere. No, non lo voglio. E eh, non lo voglio. Ok, nessuno, non mi interessa niente praticamente. Ok. Ma so, ricordati una cosa. Spero non ci sia. Mattia, Sony non ha paura di Microsoft. E non ha paura perché, per un banale motivo. A parte che mh, il pubblico che gli sta dietro, in senso la parola, è tanto, sono tanti fan e cose varie. Ma... E quindi non ha problemi. Il fatto è che come Sony propone un prodotto, lui te lo propone e te fa un culo così. E quello è il fatto, capito? Sony ha un vantaggio di so, su, su, su una cosa che si chiama esclusiva. E uno direbbe, e eh vabbè, ma ultimamente le esco anche per PC. È vero. Ma il problema è che sono esclusive che ormai hanno fatto storia. Sono esclusive che veramente ti fanno il culo. Ormai sono famose per quello e tante altre cose. E alcune esclusive magari, anche se possono essere delle novità, e marchio Sony. E a gente in maniera accecata va direttamente a comprare il prodotto. Ok, mettiamola così, a meno adesso, prima uh, c'era un po' di concorrenza. Uh, adesso Sony non ha proprio concorrenza e quindi anzi deve studiare di più a fare qualcosa che invoglia al pubblico di comprare sempre più cose. Perché ricordiamoci, se non c'è troppa competizione, Sony stesso potrebbe finire come Electronic Arts, con, uh, con FIFA, cioè ex FIFA adesso si chiama FC24, che praticamente non aggiorna, mette sempre le stesse cose perché tanto non c'è competizione. Cielo. La sabbia è così calda oggi. Dov'è sa dov la sabbia qui, signora? Signorina, la sabbia? Dov'è la sabbia? Si Sidrugata. Allora, parlando di 2025. È assurdo come sto vedendo che alcuna gente pretendono che GTA esca per PS4. Non hanno capito che, uh, um, che tra qualche anno. Uh, no, allora. In realtà la si lamenta perché lo, perché lo vuole subito il gioco, non è per la old next gen. E Dario Moccia, questa è una cosa che non l'ho detto perché poi l'ho visto una sua reaction. Però mi è piaciuto perché ha detto una cosa, non dico veritiera, ma una cosa che effettivamente la gente non ha considerato. Che ogni volta che, uh, ecco qua, Rockstar annuncia una cosa, a parte che mo parliamo con lei perché dobbiamo fare la sua missione. Eccolo qua, dobbiamo dargli co le cose. Ora che le diamo, pum, per la smissione. Oh, eccolo qui. Rockstar quando annuncia un prodotto, il primo trailer di un prodotto esce sempre dopo due anni. Oh, dato di fatto, sempre è sempre stato così. E infatti, molti che magari hanno una memoria corta. E loro non passano perché l'intelligenza artificiale è stupida. Ah, ha ah, ah, capito di spostarsi, vedi? Quando l'intelligenza artificiale è bloccata, dice ok, sa che faccio mi sposto. Bravo, bravo, bravo. Ogni tanto sei, te, sei sveglio, bravo. Allora, che volevamo dire prima che vediamo barzellette qui? E praticamente è questo. Quindi, non dico che era scontato, però Rockstar sicuramente che come l'avrebbe annunciato sicuramente sarebbe uscito tra due anni, un anno e mezzo. Punto, wow. direttiva. Ah, Wow. Ah, ecco Ivo. Ok, ciao Eve Vuoi come saluta? Beh. <ride> Quindi quella. E poi c'è da dire una cosa: il gioco uscirà solo, scusate, Next Gen. Ma non mi sorprenderebbe neanche. Ma avete visto che cacchio di, di gioco è? Che poi le fanno il confronto tra GTA 5 e GTA 6. Signori, non si deve fare il confronto tra GTA 5 e GTA 6. Perché GTA 5 è uscito per PS3. Che è poi è stato riadattato su PS4 per carità. mo' ci sta pure la versione PS5. Fate quello che cacchio volete, ma infatti, la gente poi si lamenta di remastered. Eh, intanto GTA 5 non, non potete confrontarlo più con un, capito? Non si può più confrontare con un con un. Con un, un, oh, un capito successivo come un, un GTA 6, ma si deve confrontare un Red Dead Redemption 2 con un GTA 6, perché è più vicino graficamente, tecnicamente e cose varie. Ma lasciamo stare la grafica che è fatta molto bene per un open world. Eh? Uè ciao Leo, ma il concetto è che Rockstar gioca su un concetto um, più tecnico, non è grafico solamente, la questione degli NPC, le variabili, le situazioni, le circostanze, l'intelligenza degli NPC, la vita di, di quel, in quella mappa. Ok? Quella è la vera difficoltà degli open world attuali. Ok? Fare gli NPC copia e incolla siamo tutti bravi. Metterli in che gironzolo soltanto siamo tutti bravi. Ma se mi metti causalità e eh, situazioni, circostanze indipendenti è molto più figo. È più vero. E fammi un esempio di un open world attuale così, Spider-Man. Spider-Man 2, se tu gironzoli, succedono sempre fatti, situazioni che a volte le perdi, ma è naturale Però è sempre, ecco, molto un parte limitato Rockstar, ricordate, ogni volta che esce un gioco suo, mo leggo tutto quello che mi state dicendo Rockstar, quando fa uscire un prodotto, aumenta sempre quella cacchia di lasticella Sempre, raga, sempre è stato così, sempre E' un dato di fatto Bene Ora che vi ho tartassato, Leggiamo un attimo che cosa mi stavate scrivendo. Che avevo letto cose. Allora, parlando, ok, vabbè, sì, anche, uh, anche per quello. ma Ho visto che la gente che si aspetta che esca verso. Eh, vabbè, avevo già risposto. In pratica, la grafica di GTA 6, penso che non sarà nemmeno possibile reg reggerla. No, no, ma no, non sarebbe a prescindere. Ma neanche la versione che hanno fatto vedere su PS5 soffrirà. Eh, Serve una PS5 Pro per, per tenerla. A quel livello perché si vede palesemente che un video, molti lo dicono. Anche se molti sono indecisi. Se sarebbe oh, cinematico e videogioco. Io penso che è tutto videogioco, raga, tutto, perché ancora siamo in quel concetto di illusione: dicendo: vabbè, non è possibile. C'è cioè, incredulità. E negativismo che dice: No, vabbè. Non, non è quel livello, ok. È tutto effetti speciali, tutto grafica. Tutto ecco, cinematografico. Non è quella la grafica sarà diversa. No, no. Abbiamo due anni di attesa. Uno Due, da Rockstar. E ogni volta che si parla. Eh, quello che dico. Non stiamo a parlare di ecco. Mo ce della casa Fantastic del che ha fatto the day before. Perché tutti sapranno fare degli effetti speciali, delle grafiche, veramente buone. Cioè, loro hanno fatto una mappa molto bella, io, io lo concedo su quello eh, I spezzarancio su quello, non ma sul restante così, ha problemi. Ma la mappa di DB4 non è malvagia per una casa piccola come quella, non è malvagia. Anzi, anzi, pensavo che poteva essere ancora peggio, invece, hanno fatto un ottimo lavoro di dettaglio e accuratezza. Tutto rispetto su quello, per il restante. Ok, intanto conteniamo che qua dice viva. Qua vediamo. Torniamo alla torre. Seguiamola. Ok. Penso proprio che la gente sia solo per l'annexione ma non è che pensi. È proprio confermato. Anzi, non uscirà neanche ancora per PC, perché sei parlato forse tra due o tre anni su PC, perché questo? Perché il PC ci vuole un sacco di mh, ottimizzazioni per variabili e di Infatti, io sul 2025, io ve lo dirò, già comprerò mi farò un nuovo PC. Ma lo devo fare per forza, perché il mio, il mio computer attuale non reggerebbe. Non reggerebbe, ragazzi. I giochi attuali, i futuri next gen. Non reggerà, ve lo dico già da adesso. Uh, non ho riuscito a 6 la rockstar farà minimo un milione di euro. M minimo un milione, no, 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 Leo, sali, sali, Le Leo, sali, fidati che sali, fidati, sali, sali, fidati che sali. Uh, Paolo, come ti ho scritto su Instagram? Secondo me i portafogli che uh, piangeranno di più saranno quelli dei PC players. Sì. Almeno nelle console è tutto integrato, nei PC vogliono vedere cosa uscirà, soprattutto per la grafica. Non è vero. Cioè, allora, allora specifica sempre il concetto grafica: la grafica non è solo la cosa visiva, la grafica è tutto c'è tutto, c'è atmosfera, uh, texture, materiali, il modo di usare, uh, uno, come, come, viene come viene fatto un prodotto, tutto, c'è anche i script, tutto quello che volete, tutto, quello è grafica, quello è tutta grafica, ho, ovvero tradotto il reparto tecnico. Oh ciao Supergirl, dica. C'è una uh, cosa da prendere con, le con la Clessida. Il, il campione di Merlino, io ce l'ho. Ah, uh, io ho. Vediamo cosa ho trovato. Io ho trovato uh, tubo antico. Uh, questo. Um, vabbè, questo. Vabbè, questo. Ho trovato un po' di cose, ma ancora devo. Sto facendo mo' le missioni uh, da, da sbloccare. Effettivamente, Rapunzel e Gaston. Quindi per il momento mo farò quello, ma solo perché così me li sblocco e posso sistemare le loro case nella valle dall'altra parte. Eccoci qua. I miei vicini sono gentili. Sì, cittadini modello. Però la voce del stesso originale mi piaceva di più. <ride> Però Jack Skeleton non ha la voce di Renato Zero. Peccato, peccato, sarebbe stato un tocco di classe, raga. Sì, perché la voce di Jack Skellington originale, mi sembra che sia fatto da nel film di Tim Burton è stato doppiato in italiano da Renato Zero anche per le canzoni, tutto, quindi una figata, una figata. Peccato che non è così. Vabbè, vabbè, eh, ci sta, ci sta. Non sapevo quanto potessi arrivare lontano. Ah, tutte e due siete qua, ciao. Vabbè, uh, tornando a noi, se non mi dimentico, stavo un attimo leggendo quello che ha scritto Mattia. Eh, ma un open world, uh, uh, Sapete qual è il problema Mattia? Gli open world si limitano sulle grafiche, sugli effetti speciali, sulle cose diciamo proprio più troppo accurate, proprio perché deve mantenere un concetto di calcolo, un, una pressione di calcolo che il processore deve fare insieme alle, loro, alle sue RAM. Il mio computer con un com gioco di quel genere, di GTA 6, ragazzi, hey, la prima cosa che fa, come accendo GTA, il computer mi dice, oh, ciao, Cioè pff, esplode, non ce la fa. Gli ho detto tutto, devo mettere tutto al minimo e sarebbe come giocare un GTA 5 o un 4 e eh, no. Uh, aspetta la boccetta, fammi vedere uh, quale boccetta dice. Aspetta, mi sono un attimo perso. E... Questo. Me... Ah, questo. Eh, allora, se tu vedi sia, uh, sia questo, e eh, sia questo, uno e due, questi due te li segnala. È successo in una patch questo tempo fa che me li aveva segnalati questi dei prodotti, degli elementi con um, la stella. Però non mi diceva cosa servisse Allora, conservateli Per un semplice motivo Perché succede che fanno una patch successiva perché E ti serviranno, me. involontariamente qui sono Fidati come me. Uh, Mi è successo Mi è successo uh, Sì, sì, però siete tutti qua Posso parlare con... Eh Oh Finalmente la miglioriamo se spostarla. Oh, e mo la portiamo via immediatamente la casa di Rapunzel. Sì! sì. Beh, beh, porta perfetta. E sono una... No, vabbè, Allora, Rapunzel è squilibrata mentalmente. Lascia stare. Sì, 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 non c'è di che. meglio, meglio. Mm. Scusate per chi adora Rapunzel, lei eh, però è squilibrata come personaggio. Ok. Ah, comunque la voce di Rapunzel è l'originale comunque, eh. Cioè quella del film in italiano. Vabbè, ah, in inglese sono tutti i personaggi originali, tanto figurati se. Ah, ok. La tua famosa padella <ride> Il mio orologio da pa parete Ok Quindi ah. dobbiamo trovare gli oggetti suoi E il mio cuscino viola Ok Ok Mi sto divertendo molto <ride> Allora Ora, ora come ora, parlando di cose, abbiamo sbloccato la sua missione. Ora, io so che abbiamo fatto. Ora possiamo, se torniamo a casa, uh, uh, nell'altra isola, dovremo spostare, uh, mettere la sua casa lì. Infatti, voglio andare a fare sta cosa. Nel frattempo, leggo il restante. Uh, uh -huh. uh, ma secondo me anche il computer da 4000 euro fanno. lo sapevo. Signori, scusate. Non sapevo. Okay. Se vedi, vaiana. Dille che Maui dice tranquilla. Scusatemi, ragazzi. È telefonata di lavoro. Allora, stavamo dicendo. Anzi, vi faccio vedere una cosa simpatica. Eh. Sì, perché se no, uno dice che io odio Rapunzel. No, Rapunzel io l'adoro. Ce l'ho anche come fanco. poco. Guarda come è. <ride> allora, tornando a noi. Allora, ritornano a noi. Sì, mo devo leggere tutto quello che stavate dicendo. Scusatemi. Anche quella di Gastone è originale in Italia. No, no, purtroppo no. In italiano molte voci non ci sono. Ma neanche quello di Woody. Woody è quello là degli ultimi film. Uh, Basalai tira più o meno modificata pure. Eh, purtroppo, tranne i personaggi femminili, molti sono le voci originali in italiano. In, in inglese sono tutti originali, quasi tutti, che alcuni purtroppo. Vedi, se vi parlo con Zio Paperone. Eh? Spero che tu abbia una giornata. È la voce del doppiatore non originale degli anni 90, ma quello della serie attuale. Quella là uscita di recente, insomma. Quindi hanno chiamato i doppiatori originali, alcuni, non tutti, quelli là, poi credo proprio classici classici. Difficile, difficile, difficile che li, che li sentiamo, purtroppo. Allora, sentiamo un attimo quello che mi stava dicendo: invece 4000 euro fanno fatica con la grafica al, al minimo. No, 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 allora, non credere, Leo no. Uh, specifichiamo. Um, considera che dal 2024 in poi uscirà la Nuanex Gen PC. Cosa significa? Che arriveranno nuovi processori e nuove schede madre, ok? Consideriamo già questo: già quelli costeranno già sempre di solito 1000, quasi 1500, 1200. va, già buttolissimi sì, perché considera con un 800, uno, 600 l'altro e viceversa, poi dipende dai casi. E già 1000 euro te lo porti via. Ora, non è necessario dopo quel processore avere una scheda video da una serie 40, va bene pure una serie 30 e 90, come ce l'ho io parlesemente No, eh, io tengo una serie 30 e 70, super, scusatemi. Però, però, dove voglio arrivare? Considerate che io ho 62 giga di RAM, però le mie RAM sono un po' vecchiotte, datate. Se fossero state quelle più recenti che usciranno prossimamente, già con processore, scheda amate, mettimi pure una 1000 di... Uh, di um, alimentatore... Per computer, quelle gold però, sempre mille gold eh, Mi metti oh, 62 o un bel 34 RAM di memoria Ok, però queste nuove, eh, nuove che sono uscite soprattutto a liquidi Tranquilli che vada Perché molti computer adesso stanno avendo molta difficoltà? Per un banale e semplice motivo, signori Perché Siamo onesti ehm, È una questione che i processori at attuali o di qualche annetto fa più che altro stanno sudando sì, penso che vivere qui. sudano tutto qua è una questione che sudano non è purtroppo quello è il problema quindi servirebbe comunque dei nuovi computer e cose varie ma è scontato eh, che dire di più questo è il concetto non è purtroppo è... sono dati di fatto sono dati di fatto oh, ma vabbè ecco perché quando uno mi dice eh, vabbè ma perché io tengo un, una, una scheda video megafotonica, però non mi va bene il, il, il gioco, mi scatta o qualsiasi altra cosa. È una questione di processore. Perché è un calcolo dati che la scheda video non fa. È il processore e la scheda madre che fanno sta cosa. Quello è il fatto. Uh, ora vediamo se funziona come ho detto io. Casa. Prego dimmi che posso spostare la casa di Rapunzel Non me la fa spostare la casa di Rapunzel Che rottura Quindi vuol dire che non le un... Non è possibile che non posso sbloccare la casa di Rapunzel Signori La casa di Pippo sta qua E eh, Rapunzel Non è ancora fattibile eh Vabbè, eh, non c'è, eh, quindi devo fare prima questo? Vabbè ragazzi, mi tocca. Vabbè, ero sicuro di spostarla, invece no. Vabbè, eh, pazienza. Poi, vediamo cosa mi state dicendo. Paolo non vorrei dire, ma con GTA... Uh, come ho detto prima... Uh, come ho detto prima... Ah, uh, ok. Uh, Bella, ora vediamo dove troviamo gli oggetti. Ok, fuori uno. Un attimo che mo Un atto che faccio questi, mi servono. C'è uh, se un problema, si è bloccata. Ogni tanto a questo momento, eh. È come fosse la connessione vanata a quel paese. Ok, uh, non era quello che volevo. Però il problema è che si è interrotto... Eh, infatti ho perso... Ah, no, no, ancora posso fare qualcosa. No, è finito. Vabbè, pazienza. Eh, sì, mi sono interrotto un attimo. Ma comunque... Eh, ripeto, per il fatto della grafica, non credere. Dipende tutto dai processori schermati. Ragazzi, io avevo... E qua vi parlo del 2015. Battlefront 2. Eh, Battlefront, scusate. Battlefront del 2015 del, di EA... Electronic Arts. Mi andava, mi funzionava con una scheda video che era 470p, cioè una, era una 700, 700 qualcosa, 400, forse era 740, una GTX 740, sì, era l'unica scheda video che esisteva solo per un specifico PC che io avevo, ma il processore di quel PC era una, era una Madonna. Ok, ci rendiamo conto che era una Madonna, era qualcosa di impressionante. Mi faceva girare un gioco che quando io sono andato a comprare la una nuova scheda video, molti mi hanno detto come cacchio fai girare un gioco come la Battlefront 1 con, con una scheda video del genere. È perché tutto il processore ci lavorava. Perché avevo un processore e come c'è voluto a dire della Madonna. Ma non è che so io che a dirlo, me l'hanno detto tutti. E ancora tutto il mio compito quello là funziona. Però non reagisce più perché ormai ha fatto i suoi anni. E ondate e fatto. No. Quello è il profatto, quello è il, pro il problema. È andato e fatto. Ora, vicino al molo, che cosa dobbiamo trovare? Orologio da, pa da parete, eh. Ma lo dobbiamo trovare a terra, quindi. Quindi è scavato. Cioè, lo dobbiamo trovare da qualche parte buttato a caso. Come fai a perderti un orologio? E come cacchio hai fatto a perdere un orologio? frate... sorella, con tutto il bene. Sì, perché vorrei... Vorrei capire, eh. Come cacchio hai fatto? Sì, sei un genio. Sei veramente un genio. Ok, poi... Poi quello che si... Eh, si è ovvio se il processore è buono, che, che non può fare né solo scheda grafica, ok. Però di base la scheda grafica solita bisogna uh, comunque averla Ah beh sì, devi avere una comunque decente, buona Però, sempre, che rai mai Ah eh no, io ho dei ra delle RAM un po' obsolete del 2019 mm. Sono buone, però sono 8 a testa Cioè, no, che cacchio ho detto 6, sì, 8 a testa mi sembra Quante sono di RAM? Ne ho 62, quindi suddivisi per 4, faccio i conti 16, 16, sì, ho 16, 16, Ok, perfetto, stavo dicendo giusto. 8. E sono buone, però ormai sono datate. Se devo considerare, le restanti sono datate. Va bene, facciamo così. Ora facciamo quello che mi serviva, Gaston. Uno dice perché, perché ci serve Gaston? Ci serv ora serve Gaston. Perché? Perché dobbiamo prendere, dobbiamo fare altra missione per sbloccare Gaston. E poi Rapunzel la facciamo con calma ora che cosa che tiana uscirà nella laguna in che senso mi sono perso uh, spiegati Supergirl cioè non ho capito perché mi sono andato distratto ooooh ok uuuh ok ok poi oh Oh, è oh, andata, wow proprio all'estremo ok ok è andata Ok, ho finito. Poi... Ah! Eh, ma dobbiamo ancora sbloccarlo. Cioè, la laguna dobbiamo ancora arrivarci. Sto sbloccando... Cioè, tu considera che... A parte che la mappa è più grande di quella che, dove siamo abituati. Guarda quanto è grande. Vedi, noi dobbiamo ancora sbloccare l'oasi. Che ora la sbloccheremo. Vedi come? Eh, la dobbiamo sbloccare, infatti. La faremo ora. Dobbiamo ancora sbloccare quest'area qui Quest'area qua, la laguna Eh ma la laguna uh, Non abbiamo Non abbiamo ancora cose mm, uh, Ci servono un sacco di punti Infatti ci, eh, abbiamo so se mm. Potremmo fare la laguna Possiamo fare la laguna, però mi converrebbe Scusatemi, a sto punto fare questo Così mi tolgo l'oasi di mezzo Secondo me è meglio E poi facciamo La prossima volta La laguna Sempre se lo riusciamo a sbloccare E poi Gli ultimi pezzi Sarebbero questi qui ah. mm. Mm. Ci sta Eh ma io non baso mai sui minimi Mai Onesto Sono so un po' cattivo Sono un po' cattivo Allora Detto questo Uh, Cerca indizi su dove posso trovare, uh, trovarsi delle chiavi nel, nell'altro dell'accampamento mm. Allora, eccolo qua, Gaston Guarda quanti bei fiori, uh, quanti bei fiori Vedo qualcosa lì Ah, ok Figurati se Gaston faccia qualcosa, Gaston Nessuno è più bello di Gaston. Nessuno è meglio di Gaston. Nessuno si veste come Gaston. Nessuno urla come Gaston. <ride> eh mamma mia, ragazzi. Uh, trovato. Trovati gli oggetti, tro abbiamo trovato anche un'altra cosa importante, prendiamo. Ok, fammi un attimo rileggere quello che mi stai dicendo, Supergirl, che mi sono un attimo incatenato, incatenato. No, ma io non ho capito Tiana. Tiana non mi ricordo. Chi è Tiana, Supergirl? Mi sono un attimo... Hai preso in quel tabula rasa un attimo nella mia testa? Tiana chi sarebbe? La principessa Ranocchio, intendi? Intendi la principessa Ranocchio? Perché April Sena rock è indipendente. Eh, per chi non lo sapesse, mh, non so se ve lo posso far vedere. No, non lo posso far vedere. Eh, no, invece, no, non posso farvelo vedere. Praticamente ci sono... Uh, ok, allora ho capito che era lei. Allora, attenzione, uh, no, perché se si va a cercare chi ha il DLC fa una determinata tipologia di campagna, sì. Il DLC in questione, l'espansione, ha le sue narrazioni indipendenti. Uno direbbe in che senso? In senso che se devono aggiungere dei personaggi, ma in altre aree, come in queste espansioni, lo fan... Se ce l'hai il personaggio in quella. Che cacchio, dove stai? L'ansia, ho sentito una vocina terrificante. Ah, si, sì, là, minchia, che ansia. <ride> Allora, no, no, devo far vedere, um, no. Mo a sto punto contenere la Te la faccio vedere allora, perché hanno fatto una cosa abbastanza particolare. Di allora, chi tiene la versione standard del gioco, quindi niente espansione. Attenzione, quindi attenzione, metto i mani avanti. Quindi, senza il, il DLC in questione. A parte che è più bello così, così vediamo la roba, ecco qua, eccolo qua, intanto continuiamo a vedere la cosa Allora, voi non lo vedete, allora abbiamo il content roadmap che sarebbe Jack Skeleton a dicembre dal 5, figuratevi Ok, poi abbiamo, nei last winter, quindi fine... Primavera abbiamo l'arrivo di, di Mike, Mike Mike, quindi sì, l'amico di Monster Co Attenzione, si parla sempre della mappa principale Quindi non quella dell'espansione, La mappa principale Poi, continuando Se non leggo il messaggio Mattia, quello che mi hai scritto Che è un papiello Spero volevo rispondere a Supergirl Poi abbiamo uh, Prima... Ah uh, uh, no, scusa, l'ast winter vuol dire fine e, e inverno, scusate, è errore mio, quindi viene considerato 2020. Ah sì, giusto, è che giustamente l'inverno comincia a dicembre e gennaio, si conta anche febbraio, un po' febbraio, cazzo mi scorto sempre. E poi Asis Spring, sì avete capito bene, uh, ovvero uh, prima della primavera 2024 si parla di un personaggio classico. E eh, si è visto Paperino, però si parla di un personaggio molto indipendente, molto caratteriale cara con un certo carattere. E penso che eh, si, sì, si parla di Paperina, arriverà Paperina. E non vedo l'ora. Poi, Manina, avanti. Poi abbiamo una nuova mappa. Un nuovo, un nuovo mondo che verrà aperto a fine primavera. Ok, sempre 2024. Non si sa che cosa, perché è un punto interrogativo. Non mi ricordo neanche che cosa avevano detto, però non mi ricordo che cosa avevano detto in inglese, perché mo non riesco a leggere. Uh, you don't find a in... Ah, sì, di una cosa regale. Quindi non so di chi parliamo. Può essere chiunque, ormai. E poi in summer arriverebbe la principessa ranocchio. Però sempre basato sulla mappa principale. Invece, ritornando indietro, nella versione, ecco, mo ce vo, perché la chiamano expansions, espansioni, cosa comprende? Che nello Spring 2024, cioè, eh, nello Spring 2024, Grim lead è eh, regale, sì, 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 una cosa regale, sì, sì, ho detto bene, e eh no! È perché nell'estate conferma lei. Perché si vede l'immagine proprio della, della, della principessa Ranocchio. Faccio così, te la faccio vedere direttamente con. Una... Aspetta. Così siamo un po' più chiari perché qua. Biancaneve, dici? Biancaneve. Non lo so. Sai che non lo so. E se potrebbe essere Cenerentola? Cenerentola, Cenerentola, e ora lo vediamo. Uh. Ah, la regina di Biancanepe. Eh. Sì, vabbè, ma lui è stupido perché gli faccio le battute. Comunque non mi piace che la faccia. Ok, sto leggendo. Ho paura. Uh -huh. Uh -huh. Land desolate, eh sì, dobbiamo farlo, ok Ora, famo così Vi faccio vedere una cosa Sal uh, Salva e abbandonata la partita, giusto perché così vediamo la roadmap attuale del gioco, ok? Ce la vediamo un attimo insieme, ce la riguardiamo La posso vedere? Vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qui, eccola qui. Eh, se me lo fa vedere, magari... eh, vabbè. però uh, datemi un secondo, Metto un attimo così. Mamma mia, quando fa così non lo sopporto perché non me l'ha salvato. Ma dai, eh, ora vediamo se riesco a salvarlo in questo modo. Ah, perché era un'immagine di coso. Vabbè, ma dimmelo che era presa da salva immagine. Ora lo prendi? Oh, grande. Dimmi se l'hai preso. Ah, grande. L'ha preso, l'ha preso. Asa fa. È quella che volevo. Madonna. Quanto cacchio si piccola. Ingrandisce un attimo. Eccola qui. Rimettiamola. Allora. Eccola qua. Allora, con calma. Eh, dopo lo leggo un attimo il messaggio... Aspetta, fammi leggere... Um, aspetta. 16 giga... Vabbè, 16 giga ormai sono standard. È il minimo. Vabbè, ma io sono a 64, 62 GB, a voi che fa. No, ma... È una bomba, ragazzi, lasciate fare. Sì, sì, stavo un attimo leggendo al volo il messaggio mattina Bene, rianalizziamo quello che vi stavo dicendo prima. Ecco qua. Allora. allora, abbiamo, come vi ho detto, a dicembre è uscito Jack Skeleton. Poi, verso fine inverno uscirà uh, Mike. Verso primavera, sicuramente si parla uh, di Paperine. Non vedo l'ora perché effettivamente manca. Cavolo, ragazzi, tutti i personaggi Disney classici devono essere messi, secondo me. E poi abbiamo questo. Eccola qui, che non si vede l'immagine, però si vedono dei fiori che volazzano. Potrebbe essere Pocahontas. Io la butto lì, ma so per le eh, foglie che volano. So per quello, so per quello. Penso che è Pocahontas. O Mulan, brava, anche Mulan, brava, anche Mulan. O Mulan o Pocahontas, fra questi due perché mh, si parla di regalità non si capito quindi mh, Mulan è basato comunque su, sulla ecco non è una principessa ma è una guerriera però è comunque figlia del, del capo della tribù mentre Mulan diventa un personaggio molto importante dopo nella sua storia però Mulan teoricamente e, mh, parliamo di eleganza, il fatto della donna, tante cose, ci sta Infatti spero Mulan, anche, io spero molto Mulan E poi abbiamo l'estate dedicato al Principe Ranocchio Però vedete, questo è, la moda questo è solo giustamente per chi ha il gioco base Per l'espansione, ecco qua sotto, e questo è da non sottovalutare, abbiamo... La missione standard dei personaggi che tu sblocchi, Gaston, Eve, uh, Rapunzel, e i fai le loro missioni. E infatti si vede da sotto. Però c'è un bello spacco perché poi ci sta la missione principale. Una delle missioni, l'esplorare, Spring 2024. Quindi ci sarà una patch aggiornamento. Quindi ecco che ti ho detto: quelle cose che ti vedi con le stelline, quello là che avevamo prima, che non ti, fa, non ti dice nulla, conservale perché può uscire come patch. Dedicata alle missioni con quegli oggetti, quindi tieniteli per sicurezza. E poi Sam 2024 Jafar e Jafar. Sicuramente sbloccheremo Aladdin, o Jasmine. E anche il genio può essere, quindi capì, da non sottovalutare sta roba E già è molto, molto sostanzioso come contenuti. Eh? Ve lo posso dire è onesto. S sì però non è detto Considera che alcuni avevano pensato che Non ci dimentichiamo che c'è una piccola patch Che ancora non si è detto nulla Ma dell'isola del teschio Ok uno mi dirà Vabbè ma se si vede lui E là ci sta l'isola st del teschio Forse lui esce da lì Non credo Credo che apriranno un nuovo regno O un personaggio che, che arriva e basta Randomico come con Jack Skeleton Che esce tramite una patch E tu lo devi scoprire per l'isola del Tesco io penso che può uscire qualche personaggio Non dico di Peter Pan Però qualcuno Staremo a vedere Bene Facciamo oh, le, oh, le, oh, Che ho fatto <ride> Facciamo la missione di Continuiamo con la missione di Gaston per favore E uh, Dove sei Che poi la stacchiamo Perché era giusto per fare il gameplay Perché almeno voglio fare entro un'ora e mezza, 20 minuti. Perché per l'una ragazzi, stacchiamo quindi non credere perché sono tutti a sorpresa. però non mi sorprenderebbe essendo che ci stanno perché, essendo che la stessa casa, GameSlot, eccolo qui, sta comunque lavorando anche per uh, uh, il gioco Disney, quello là di macchine. E non mi sorprenderebbe che certi personaggi, da come li hanno presi là, li hanno fatti. Li stanno riproponendo anche in questo gioco. La butto lì, eh, ma proprio a pelo a pelo sto dicendo, eh. Ecco. Quindi a pelo a pelo. Staremo a vedere. Ora, continuiamo. E tanto è bello perché questa era l'immagine di base di, del gioco. Cioè, quando era uscito il gioco, anche l'accesso anticipato, questa era l'immagine ufficiale. E, ironia della sorte, fa vedere Rapunzel, la, la casa di Rapunzel, e fa vedere la casa di Gaston. Ok, sblocca l'ande desolate, cerca nella nebbia il cam eh, campietti... Ok, i compiti nella nebbia, ok. Uh, controlla i nuovi compiti nella nebbia. ESC, vabbè lol Ciao, siete tutti qua. Allora, allora, tornando a noi, andiamo con calma. La missione di Gastone è interessante perché vuole che tu vai Lande desolate. Quindi andiamo a Lande desolate. Noi possiamo, perché in realtà volevo salire lì sopra. Però a sto punto, se mi vuole andare sullande desolate, andiamo sull'ande desolate. andiamo? Andiamo sull'ande desolate. Ah, se qualcuno si domanda perché ho scelto il personaggio femminile, mi dispiace, mi piace Perché artisticamente parlando è più carino. Il maschio non mi piace. Mi fa ricordare un poco di fortuna. Ok. Ah, 4.000 queste. Uh. Beh. Beh, sai. Come abbiamo fatto con Rapunzel. Eh, eh. Noi abbiamo 6.000. Quindi teoricamente possiamo farlo. Sì, perché Rapunzel abbiamo dovuto sbloccare i 4.000 per ottenere anche la sua casa. Quindi non mi sorprenderebbe Oh. Eccoci qua. Benvenuti nell'altra area. E adesso è ora di fare danni. Quindi. Magia. Aspetta, tu calma con questo re... Qual è il relitto? Ah, quello re, quel è un relitto. Gaston. Che cacchio hai combinato? Vabbè, no, vabbè, con calma, andiamo con calma. Che facciamo, Gaston, solo tu potevi essere, fare danni. Vabbè, ma Gato Gaston è scemo. È un personaggio che non mi mette. Vabbè. Comunque, che personaggi vi aspettate prossimamente in questo gioco? A parte che io spero tutti. Cioè, sì, tutti, forse è un parolone Però voglio tutti i personaggi della Disney Tutti Mowgli, Baloo, Baghera, Ka. Ka assolutamente, sono troppo curioso di vederlo uh, Mi piacerebbe Vedere assolutamente molti personaggi Secondari Non sono necessariamente principali Delle, delle case delle, delle, Dei film, volevo dire Oh Ah, ma si può scendere qua Zitti, ma che figata Sì, sì, un attimo, ho realizzato un corno Eh, sai che c'è un problema. Ah, eh, cavolo quasi ho bloccato. Non possiamo avviarci. Ok. Bambi sarebbe bello. Dumbo può darsi. Eh. Però sai che certi personaggi non parlano. E quindi interessante come possono interagire con noi. Soprattutto con le versioni animali. Vabbè, Bambi parla. Dumbo non parla. Per esempio. Serve l'amico topo. Eh. Però anche qua ci sono personaggi che non parlano. Per esempio vuoi, devi interpretarlo. La casa, io oddio. Gaston. Alla... No, Gaston tieni questo. No, bellissimo. Gaston sul cibo. Carne. No. Ma è una figata. No, vabbè, Gaston che uh, mi fa il commerciante. <ride> oddio. Ho paura. Ah, mamma mia Ok Vabbè eh, prendiamo cosa Aspetta Allora c'è la nave Il relitto ma abbiamo anche la sua casa perché Quella credo che sia la sua casa Dimora assolutamente uh, Madonna cosa ho appena visto Comunque io vorrei anche Avatar Non vorrei essere cattivo Ma io voglio anche Avatar Quello là di film di, dei dinosauri ok, è un gigante perché voi dovete considerare dimensioni naturali, ma quello sarebbe veramente un gigante. Vorrei il drago immaginario, quello, quel drago invisibile, anche lui. Cacchio, lo voglio. Voglio anche lui. Eh, ma quella non è la sua nave, è la nave di Paperino. Quindi hanno specificato che posso vivere insieme. O forse hanno due case indipendenti Solitamente mm, Paperina ha la sua casa indipendente Ok I vicini sono gentili Ottimo, sono contento Allora <ride> Sono so contento so, I vicini sono, sono brave persone Beata a te, qua purtroppo nel mondo reale non è così Sono eh, so brutte persone Allora stavamo dicendo Oh nella giungla bloccata nelle rocce, nella roccia. Non lo so. No, allora c'è una nave, sì, allora c'è l'immagine del um, uh, del DLC dove fa vedere una nave, e blocca, ma sai che quello non è Paperino. Perché Paperino vive in una casa normale. Quindi io penso che quella barca è qualcos'altro È qualcos'altro Può essere un futuro DLC una, O un upgrade gratuito Per però l'espansione Non mi sorprenderebbe Sappiatelo Potrebbe essere una cosa figa uh, Oddio, che è successo? <ride> Quest'ultima io gliela data, l'ultima gliela l'avrei detta. Mm? Che cattiva? <ride> Non sei d'aiuto! Grazie. Mm. Quanto sei stupido. Va pure, non mi servi più adesso. Sei fastidioso. Non mi sorprende che sei un, una, un una personaggio stupido e fastidioso e tutti ti odiano. Non è vero. Allora, ti adoro per la canzone. Ma ti detesto come personaggio. Eh, non sei come Ade. Ma non sei neanche come tanti altri personaggi. Ah, a proposito. Una cosa che vi devo far vedere. Che potrebbe essere interessante. Oddio. Ehm, sostituiamo con questo. Ok. No, le taunt. Le taunt. Il tonto proprio essere ok, c'è da dire che Gastone è peggio della Bestia, però almeno la Bestia è deprimente, però è un personaggio che è intelligente, lui è, 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 è stupido a prescindere, capito? Ah, vi faccio vedere una cosa delle a tema collezione, una cosa che nessuno forse non ha notato. Andiamo su... Ma butto un po' su mobili. Andiamo su mobili. Abbiamo contenuti e questa cosa non sottovalutiamo alla ricerca di Nemo. Oh, guarda, che mettono nelle immagini, quando metto queste cose che non c'erano, le aggiungono. Stiamoci attenti, queste cose non da sottovalutare. Alla ricerca di Nemo, quindi sì, pretendo assolutamente il mondo della ricerca di Nemo. Sì, voglio i pesciolini che gironzolano nei, nei, nei stagni, nei laghi. Sì. sì, voglio tutti, voglio. E voglio anche lo squalo bianco. Voglio anche lo squalo bianco. Allora, Biancaneve. Quindi sì, sicuramente lo, la metteranno, ma secondo me faranno un DLC unico per loro. Perché? Perché Biancaneve mi mette tutti i sette nani Non mi sorprenderebbe Mi farai un, un bel DLC esclusivo Solo per avere Biancaneve con tutti i sette nani Insieme alla strega O se no... La strega è indipendente e potrebbe diventare un nuovo antagonista. Essendo che la seconda parte di storia, che è questa, è dedicata a Jafar, che è un antagonista. Perché prima noi abbiamo avuto a che fare con la, la madre di Rapunzel, poi abbiamo avuto a che fare con Ursula, poi con uh, Scar, praticamente tre antagonisti fastidiosi. Infatti, ci hanno rotte le scatole per la lore principale. Ogni paccia giornata era dedicata appunto a loro. Non mi sorprenderebbe che. Un'espansione dedicata, sempre di trama principale, si baserà su un'aggiunta di mettere la regina cattiva di Biancaneve e poi mi fai anche il DLC dedicato. Big Hero 6, uh, uh, six, sì, eh, lo voglio, voglio il personaggio. Car sa molto difficile che lo mettono, però siccome come oggetti ci postava, mette come personaggio una macchina parlante che, che corre qua, è un inferno. Cenerentola, beh abbiamo Cenerentola Quindi a voglia deve arrivare Abbiamo visto il trailer tanti anni fa Il primo trailer che fa vedere lei Quindi figuratevi se non c'è uh, Scendiamo direttamente con le freccettine Ecco Poi abbiamo Civiltà Antica La Civiltà Antica Però, però ha un'immagine che mi ricorda moltissimo Atlantis, signori Perché infatti Atlantis Si chiama la Civiltà Antica di Atlantide non è solo Atlantis. Mi fa pensare che sì. Potrebbe mettere delle patch di DLC o espansioni gratuite se hai il gioco. Perché comunque, cazzo, ragazzi. Questo ecco. Questo DLC mi è costato 30 euro. E non mi sorprenderebbe che mi fai una patcia aggiornativa dedicata a questo uh, Mondi antichi, civiltà antica, dedicato a, appunto a uh, Atlantis. Non mi dispiacerebbe affatto poi. Coco, personaggi di Coco ci servono. A studenti li metteranno. Disney è generico, quindi può uscire chiunque. Quindi a voglia. Prima Valley, vabbè, nostra, esclusiva. Elementale, ci mancano i personaggi di Elemental, ragazzi. Già abbiamo due oggetti. Vabbè, questi erano spe speciali. Però possono introdurli e non mi dispiacerebbe, l'ultimo film dedicato. Intanto abbiamo solo un personaggio, ma posso introdurre qualcuno. Frozen abbiamo oh, quasi tutti. Manca, manca magari il capo troll. Manca um, il cattivo e il principe quello stronzo, e forse ci mancherebbe pure il nostro amico Renna perché comunque è un personaggio particolare e posso introdurlo. Uno direbbe perché? Perché comunque è un personaggio che è come il cavallo bianco di Rapunzel, fa ridere, è simpatico, ci cioè può stare. Gli incredibili, raga, mancano gli incredibili e io voglio la, la Elastic Girl, lo voglio tutta la famiglia completa, cioè tutti e quattro, cioè, appunto. E il piccolino, il piccolino forse no, dai. Però i quattro principali sì. Eh, questo, eh, raga, per forza, voglio Ade, voglio Ade che mi viene a rompere, che lo vedo, che, che potrebbe essere un ottimo espansione in più, che è un cattivo, e non mi sorprenderebbe, non mi sorprenderebbe, quindi sì, il Re Leone, vabbè, Timone e Bumba mancano, eh, sappiamo che ci so, che mancano, poi, e... Eh, Abbiamo delle cose che vi faccio vedere, rimarrete un po' sorpresi. Perché, siccome ci hanno spoilerato dei personaggi con delle immagini, poi vedrete: Inside Out. A Sudan mancano i personaggi di Inside Out. So che il problema è che Inside Out, quanto li fanno piccoli? Essendo che giocano sulla grandezza naturale dei personaggi. E poi della Disney, magari manca Shop Agenti segreti, magari con le skin alternative, con uh, scheggia e, e monti. Cioè, tanti personaggi. Ma. Che gioco sulle dimensioni, quindi ci sta. La bella addormentata nel bosco. Ragazzi, ci manca la bella addormentata nel bosco. Uno dei personaggi più storici e importanti. Eh, oh. Però, però, però. La bella addormentata nel bosco si suddivide con un altro personaggio che noi abbiamo involontariamente, che l'ho scoperto, tramite i vestiti. Maleficent. Cioè, proprio, esiste proprio la categoria Maleficent. Eh, mm. dai non sotto, dai. Eh, tutti voglionoci, per Cavolo, dai. Li voglio gironzolare. Voglio vederli gironzolare. La bella e la bestia già ce l'abbiamo. Però, so, però ho scoperto che forse usciranno due nuovi personaggi. Che mo li vedremo. La principessa e il Ranocchio. Guarda, l'hanno messo. Ed è solo uno. Quindi vuol dire che usciranno gli prossimi pazzo, quindi sì, i personaggi, quindi presumo la principessa che poi farà la variabile versione ranocchia o principessa, insieme al, al, al ranocchio che potrebbe diventare anche versione principe. Da non sottovalutare. Poi è ovviamente il cattivo che forse lo metteranno più avanti, anche se non lo so. La spada nella roccia, ragazzi, non abbiamo nessuno, ah, cioè ci manca Arthur, ci manca Ecco, questo potrebbe essere interessante Uno direbbe cosa? Avere la versione alternativa di Buzz Lightyear Versione cinematografica adulto grande Non mi dispiacerebbe Vederlo insieme a Buzz Lightyear giocattolo Che si incrociano e si incontrano E fanno dialoghi Sarebbe una figata, secondo me Lillo e Stitch, ragazzi, manca Lillo, la sorella, e mancano gli altri due scemi e il, e il, e il gigante. Sì, avete capito bene, vi parlo proprio di, uh, del, dello scienziato pazzo insieme all'occhio all liuto. E manca palesemente il gigante uomo pesce, le facce da pesce, come si chiama, che lo voglio, lo voglio. Maleficent! Eccola qua Maleficent, io che vi ho detto? Però è indipendente! Questa cosa mi, mi, mi intriga. Perché è indipendente? Maleficent? È indipendente. Rispetto alla bella addormentata. Mi vuoi dire che mi farai due versioni alternative? Una mezza realistica e una cosa? Boh. Eh, su Nemo i personaggi sicuramente mi farai quelli acquatici. Questo potrebbe specificare che posso mettere anche Front. Ter Flunder, Flanders e di la sirenetta insieme a um, Sebastian. Quindi personaggi um, animali che parlano veramente. Ok, li abbiamo, li abbiamo per carità. Ma vederli. proprio Perché abbiamo già uh, Simba e, e Nala. Però vedendoli proprio in grandezza naturale, eh, secondo me sarebbe figo. Perché comunque le aree laghi, fiumi, mare ce l'abbiamo. Monster Co, assolutamente ci manca Sullivan, ci manca Mike arriverà e Boo, ci manca Boo e voglio Boo. Ah, e ovviamente voglio anche quello disgraziato di, dell'uomo Lucerto, della creatura mezza... Uh, Come cacchio si chiama? Il suo nome non me lo ricordo. Comunque lui assolutamente lo voglio anche. Night Before Christmas, uh, eh, vabbè, abbiamo Jack, voglio la sua ragazza e magari anche il suo antagonista, per carità. I bambini non li voglio. Poi non lo so se aggiungo qualcos'altro. Altro Disney, Mondo Disney. Uh, Oceania. Abbiamo soltanto due personaggi. Credo che vanno bene. Anche se potrebbe introdurre qualcun altro, staremo a vedere. Anche se non so chi. Pirati dei Caraibi. Eh, ragazzi, per forza io li voglio. Io voglio. Ragazzi, io voglio Jack Sparrow. Io voglio la, la tizia. La, che si vede appunto. Elena. Come si chiama? Elisa come si chiama quella che si vede in anche in disney nel gioco di corsa voglio assolutamente anche il ragazzo e voglio assolutamente il capitano uh, jack no jack come si chiama si sì, um, la faccia da seppia me lo chiamo faccia da seppia comunque avete capito di chi non mi sfugge il nome poca Eh, e abbiamo uno poca e il fatto che ancora è uno mi fa pensare, guardate pure le foglie. Le foglie, le foglie. Cosa abbiamo visto prima? La porta con le foglie. Potrebbe essere Pocahontas, non Mulan. Pocahontas. Eh, ci manca Ralph. Eh, ragazzi, ci manca Ralph. E pretendo assolutamente Ralph, il suo amico. E voglio anche la Tizia che si fidanza con il suo amico. Eh, sì, oh, quella là. Che mena. Cioè, è troppo simpatica. La voglio. Rapunzel, vabbè, abbiamo, ci manca il ragazzo, il fidanzato di Rapunzel, adesso e il cavallo bianco perché voglio che, me, che sfotte un po'. Ratatouille, mancano tutti. Cioè, non so chi mettere, se il ragazzo, cuoco o roba simile, sì, alzo le mani. Ra Red, cioè, ci manca Red, ci manca la ragazza. Ha avuto un successone, magari c'è la possibilità di avere. Eh, però sai che o la fai versione ragazza, o la metti proprio a Red. O si trasforma momentaneamente come, come cinematica, aziona, Cazzi, ci può stare. Vabbè, Topolino e i suoi amici, beh, li conosce a tutti. Toy Story, vabbè ragazzi, Toy Story possono mettere oh, l'amica di Woody, possono mettere... Ecco, mo ci vuole la, la Barbie con le pecore che poi diventa una, una boh, una che combatte uh, nell'ultimo film, ok? Uh, Rex, voglio Rex, voglio Rex, voglio Rex che cammina assolutamente. Oswald, 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 aspetta, Oswald. Chi è? Oswald Oswald, non mi viene il nome. Cioè, ho capito. Il nome ho capito, però non mi ricordo chi è. Oswald, Oswald, chi cacchio è? Aspetta. Aspetta, no, no, aspetta, aspetta. No, non lo occupare um, um, Disney, aspetta. Ah, non lo so. Sai che non lo so. Però l'hanno fatto vedere nello special dei 100 anni. Che era proprio vicino a, a Topolino, eh? Non mi sorprenderebbe lui. Lui non mi sorprenderebbe, Oswald. Ora ho capito chi è: il personaggio che si vede nel, nel gioco della Disney. Sì, ho capito. Mm -mm. Ah, ragazzi, eh, ci serve il vecchietto. Dai, cacchio, voglio il vecchietto. E eh, dai, cavolo, voglio il vecchietto con il ragazzino. È il, il cane che parla con la cintura assolutamente. Con il so. Wally, beh, Wally. Vabbè, abbiamo già i due ignoranti, cioè i personaggi più importanti. Non credo che possano introdurre altri. Mi spiace, con Wally che mi mette il ciccione senza offesa per, per quello, però quello là obeso. Del no, al massimo non lo so. Posso mettere qualche nuovo ro Qualche robot in più? E eh, sapete che non lo so, bella domanda. No, è eh, super doveva poi mandare. E me la potresti mandare su Discord, non lo so, però comunque ho capito il personaggio. Se hai Discord, non lo so. Su Instagram me lo puoi mandare su Instagram, mi cerchi. Mi trovi, Delta28 Paolo Pavels, mi trovi? E me la mandi là. Ok. Ora abbiamo visto queste cose. Ritorniamo alla collezione. Andiamo su non me lo fa vedere, eccolo qui ora, questo è non da sottovalutare la bella e la bestia, ragazzi. Uno e due, uno e due Lumiere e Tarkis. Tu. Questi sono di, sei, questi sono stati rifatti in digitale. Questi tu li, li metti in posizione. Tu li puoi mettere tranquillamente in esposizione. Questi personaggi eh. Uh, ce l'ho uh, Discord. E eh, mettela, Cercami delta 28 delta 28, mi trovi subito. Uh, perché ormai non c'è più il codice delta 28. E intanto vediamo un po'. Cioè, ormai non c'è più il numerino, ormai mi chiami. Poi mi chiamo io così. No, aspetta, oh, oh, c'era Ita. Eh? Fammi controllare che a volte mi scordo se, sto aprendo un attimo Discord. Delta 28, sì, mi devi soltare come delta 28, sì, sì, avevo allora, confer confermo. Eh, allora, ragazzi. Madonna, allora, che è successo? Ah, ok. In attesa. Supergirl, eccola qua. Ok. Hai ah, un unicorno. Ok. <ride> Saluto. Ok. Fatto. Allora, stavamo dicendo abbiamo Lumiere e Taxens, ragazzi. Io li voglio vedere i personaggi e pretendo in italiano la voce di Lumière originale. Speriamo, mm. oh. mm. mm -mm. E eh, però. Però 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 guarda là. Interessante, fermi tutto però interessante. Aspetta, aspetta, fammi un attimo vedere questa cosa. Mm, la voglio un attimo ingrandire perché l'immagine è piccolissima. Fammi un attimo vedere, vediamo cosa mi hai effettivamente mandato. È eh, interessante. Interessante, ingrandiamo. Ok. Sì, si sì, è trailer. Ok. Eh, sai che questo non ti so dire? E eh? eh no, sai perché dico perché è sbagliato. Uh, è sbagliato con, oh, per esempio, con oh, Sully e Ralph, e Cenerentola. Per esempio, ti conferma con Confirmate via trailer o social media. No, Aspetta che cacchio ho detto? Ah ok, no, no, ho detto una sciocchezza. Uh, ok, però non lo so per Oswald. Oswald, sono indeciso. E... Eh, però Mulan uh, Last Spring potrebbe essere. Staremo a vedere perché se questa ragazza, signorina. Ah, conf confermo quasi tutti questi, fino a, vediamo fino a, a Tiana, cioè proprio fino al 2024 Vedremo se effettivamente confermano Oswald e Molan. Perché se è vero, complimenti, vuol dire che uh, ha azzeccato, ha, ha avuto buon contatti mm. eh, Vediamo, vediamo, ok? Stiamo a vedere, stiamo a vedere. Però, però, intanto, tornando a noi, abbiamo questi personaggi. E, e questi sono personaggi del gioco, perché si vede che sono stati rifatti. Però, versione statua. Abbiamo Lumiere, abbiamo Taxon, da non sottovalutare. Scendiamo. Scendiamo ancora. Ratatouille, ok. Giustamente, ecco. Eccola qui, Cenerentola. Abbiamo anche Cenerentola, ok. Frozen. Eccoli qua. Se me li fa scendere un pochettino. Scendiamo. Frozen. Corretto. Ragazzi, ci confermano. Boomba. Quindi anche Timuova, che l'abbiamo visto nel trailer. Rafiki. Ma non mi sorprenderebbe, signori. Non mi sorprenderebbe Rafiki. Ma assolutamente non mi sorprenderebbe. Quindi potremmo avere anche Rafiki. Questi già ce li abbiamo, li conosciamo bene. Abbiamo Ralph, confermiamo Ralph. Abbiamo Merlino, scendiamo con Merlino. Scendiamo, scendiamo. Guardate qua, Flynn. Ah, C'è Flynn. C'è Flynn. E non solo. Abbiamo Forky. Ok. E poi abbiamo Wally. Ora, se noi ricontrolliamo bene tutti questi bei personaggi che abbiamo appena notato, analizzando per così la stacchiamo, ragazzi uh, perché facciamo un resoconto, insomma, analizzando quei personaggi che abbiamo. Ok, facciamo un resoconto di quanti personaggi dovrebbero uscire dal 2024 al 2025. Escludiamo già i tre annunciati: che sono Jack, Skeletor, che è stato aggiunto, poi dal 2024 uscirà. Mike, contiamoli. Mike, uh, avremo la, la, la principessa Ranocchio. Okay? Avremo Paperina, sicura al 100%. Avremo, vediamo se è Mulan. O vediamo che potrebbe essere, appunto, Pocahontas. Uno dei due. Il fatto è che io mi baso un po' su questi piccoli giochetti di guardare che, che cosa ci sono come oggettistiche. Perché quando metti gli oggetti o cose e mi metti in mezzo certe cose, mi fai pensare, no? Che e sotto sotto stanno a pensare quei personaggi con quegli oggetti e ogni casa che ha ha determinati oggetti specifici per quel personaggio. Ecco, ecco perché penso che potrebbe essere Pocahontas e non Mulan, perché Mulan non c'è niente attualmente qui, eh. Non c'è proprio nulla. Quindi io dico Mulan. poca eh, Pocahontas, va bene? Rimaniamo con Pocahontas, poi vediamo. Poi e siamo già a quattro personaggi. Poi abbiamo uh, Cenerentola, no aspetta, Cenerentola, sì ho detto bene, uh, Cenerentola, mettiamo Bumba, mettiamo Timon, Rafiki, perché colleghiamoci anche con questi personaggi, Rafiki, perché se può essere così vero, Rafiki, Lumiere, uh, l'altro amico di Lumiere, e siamo già a 10 personaggi. Mettimi uh, Mike, uh, cioè scusami, Sullivan, Sullivan, e siamo a 11. Mettiamo uh, che nella principessa era no, che ci può stare anche il, ma il maschio, il principe, e quindi sono 12. 13 considerando um, uh, Flynn, uh, 13, 14 forchi. Ragazzi. Se facciamo un resoconto escono un fottio di personaggi Tra il 2024 e il 2025 Io non so voi ma lo vedo bello succoso Poi se esce anche l'altro personaggio uh, Oswald ancora meglio Secondo me ancora meglio Bene uh, Vediamo che cosa ha da dire lui Prendi questo Todd Sto rincoglionito Io solo mai. <ride> Figurati se lui vabbè ma lui ha una cazzima. Hmm. <ride> <ride> Guarda come nega tutto Non c'è niente da fare a lui oh. Ok mm? Comunque ragazzi Forse lo continueremo pomeriggio Sto gameplay Che ne dite? <ride> sì perché ho voglia di portarlo Il gioco raga Mmm. <ride> mm. bah. Mi chiedo dove raccogliere... No, no, io sto usando già quelli che sono menzionati adesso, cioè da quello che sto notando adesso, eh. Sì. Ok. Mamma mia, solo tu potevi fare danni. Va. Allora, facciamo così, la stoppa, Madonna. Anzi. Ma perché devo mettermi a giocare con Perché devo Perché devo stare appresso a uno come lui? Allora, facciamo così. Um... Ragazzi, è ora di staccare. Eh sì, eh, mi dispiace, c'è tocca. Perché Ora è ora di pranzo, lasciamo stare. Però, però, però. Facciamo così. Tanto la continueremo dopo, quindi mi troverete a giocare ancora con Disney di Inviar perché ho troppa voglia di continuarlo. Allora, leggiamo un attimo una cosa, Alice. È Alice <ride> Supergirl. Sì, hanno aggiunto red negli abiti. Sì, sì, ma io per questo, quello che ti ho letto, non mi sorprenderebbe sia dalla parte collezione o di oggetti che ti menziona un sacco, un sacco di mondi e poi come pedine di scacchi ti escono un sacco di personaggi già fatti e modellati in 3D che mi fa pensare che effettivamente ci state spoilerando che cosa uscirà prossimamente questo non vuol dire che escluderebbe delle aggiunte all'improvviso di per altri personaggi a sorpresa magari no Alice in paese delle Meraviglie voglio assolutamente voglio il cappellaio matto voglio la regina la regina d'obbligo però non ci sono oggetti per il momento di Alice in Paese di Meraviglia. quindi credo che se ne parlerà più in là. Però intanto abbiamo trovato degli oggetti alternativi, cose che sono segnalati come uno, due, tre oggetti molto minimo, perché secondo me stanno ancora a lavorare. Poi ricordiamoci che questa casa teoricamente sta a lavorare per ben tre giochi di, so di Disney. Quello mobile, quello là di Corse. Che sta giocando infatti ha aggiunto Rapunzel eh, cioè Elsa e, e Anna e compagnia Bella nelle gare sì, l'hanno aggiunto da pochissimo e poi e sta lavorando a Disney Dream Valley quindi ha voglia che sta a fatica e secondo me questo gioco è stato poco tutelato e considerato e in realtà è un bel gioco un bel prodotto bene io vi saluto ok sperando che non arrivino le mie cuginette oggi perché oggi è il periodo di festa le lego col serpente gonfiato e col pitone. Sì, perché il serpente è quell'altro. Detto questo, io vi saluto. Quindi attento. Ci vediamo pomeriggio, ok? Ci faccio una bella altra gameplay di Disney. Di Unvale perché voglio continuare la storia e le missioni. Bella, raga.